oggi e qui variamo il progetto Alpe, l'Italia sopra i 1000 metri. Il progetto durerà almeno un decennio e si ispira al Neptune Coastal Campaign del National Trust, che in 50 anni, ecco il perdurare, ha salvato il 10% delle coste della Gran Bretagna per una lunghezza di circa 1200 chilometri. Il progetto Alpe coinvolgerà, oltre al FAI centrale, i 322 nostri presidi nelle 20 regioni, composti da 19 presidenze regionali, 124 delegazioni, 88 gruppi e 91 gruppi giovani. Essi si occuperanno della porzione di alpeggio presente nella loro regione, perché abbiamo detto ogni regione ha il suo alpeggio. Così gli italiani e gli stranieri che abitano nella nostra patria impareranno a vedere, conoscere, frequentare, amare, riabitare e soprattutto riabilitare questo paese dimenticato e derelitto, ma che proprio per questo meno è stato investito dalla globalizzazione che rende tutto omogeneo, spaventosamente omogeneo, e dalla speculazione edilizia che tutto sconcia. Si tratta di una marginalità peculiare, più difficilmente riconoscibile sotto la notevole residua bellezza dei luoghi, ma proprio perciò particolarmente crudele. Straordinaria è l'opportunità di custodire e di dare valore a identità naturali e culturali, lo ha ben detto Barca, ancora autentiche e variegate, di cui l'Alpe italiana è ricchissima e di cui le periferie urbane, la marginalità più nota, sono purtroppo carenti. Bene abbiamo in mente la disparità tra nord e sud, che va notevolmente, sempre più notevolmente accentuandosi, ahimè. E invece abbiamo male in mente la disparità tra il sotto e il sopra i 1000 metri circa.